Il Signore costruisce un popolo al di là delle nostre miserie e delle nostre distanze. Io questa mattina non ero presente, ma mi ha chiamato Vincenzo e mi ha detto: leggi la parola che ha citato Victor dalle omelie di San Gregorio di Nissa. Sono andato a leggerla e io non so se voi avete fatto caso a una cosa, ma a me ha colpito tanto come Gregorio, ovviamente parlando della dimensione dell'unità come la dimensione massima, ma mette insieme una quantità di parole, ma due in modo particolare le lega, dicendo che questa unità si avviene da una parte considerando gli altri superiori a noi stessi, mettendoci vicino agli altri, perché abbiamo una sola vocazione, un solo corpo, un solo spirito, come una è la speranza alla quale siete stati chiamati. Quando io ho letto questo, non so, mi sono venute in mente due cose. La prima parte di questa parola è un pezzo del cammino di quest'anno, no? Il capitolo 12 della lettera ai Romani. E l'ultima parte, quello dell'unica vocazione, da Efesini 4, è la parola con la quale noi abbiamo fatto la prima alleanza. Un solo corpo, un solo spirito, come una è la speranza alla quale siete stati chiamati. Cose vecchie e cose nuove. E il Signore mette insieme ancora cose antiche e cose nuove. Preghiamo e oggi il Signore ci parla di unità. Ci parla di essere un corpo solo e di avere molta attenzione a questo corpo, perché chi distrugge il corpo sarà distrutto da Dio. E mentre il Signore parlava così, mi domandavo: ma Signore, ma queste cose noi le sappiamo, le predichiamo, le annunciamo, noi queste cose ci abbiamo costruito la nostra storia, ci siamo diventati vecchi. Io penso e sono convinto che Dio non fa le cose per caso, e se questa parola oggi, e queste parole oggi ci stanno davanti, ci ritornano davanti, è perché forse, anche per noi, anzi, senza forse, ma per noi oggi, adesso, sono le parole che noi dobbiamo affrontare, approfondire, ci dobbiamo entrare, noi le dobbiamo incarnare. Il Signore non dice fuori da questo corpo di non distruggere il corpo che lui costruisce, lo sta dicendo interno a noi, dunque dobbiamo essere molto attenti, essere molto coscienziosi, dobbiamo avere una particolare e chiedere una particolare opera dello Spirito, perché possiamo essere costruttori e non distruttori del corpo e del tempo. Allora, credo che più volte, come responsabili generali, almeno dall'inizio del nostro ministero, abbiamo parlato con l'Assemblea, anche in altre occasioni, evidenziando come il Signore fin dall'inizio più volte ci ha parlato di cose antiche e cose nuove, e come ci chiamava a metterle insieme. E quando parlavamo di novità, noi abbiamo perso, tra virgolette, passato tanto tempo a parlare di che cosa sono le novità, quali sono le novità, come incorporarle. Bene, nessuno di noi poteva mai pensare a quello che sta accadendo, a questa pandemia, e come questa ci ha costretto in qualche maniera a trovare vie e strade nuove.
E tu mi sedi, Stefano. Ovviamente non penso e non pensiamo che questa sia la sola cosa nuova che il Signore voleva dirci, anzi. Ma sono convinto, e questo noi l'abbiamo sempre detto, che Dio parla anche attraverso i fatti della vita. Allora, se Dio parla anche attraverso i fatti della vita e il discernimento si fa anche attraverso i fatti della vita, noi non possiamo passare così impunemente su quello che ci sta accadendo. Non possiamo aspettare che questo passi per ricominciare quello come eravamo o per ricominciare da dove abbiamo lasciato. Perché sarebbe stato un tempo che non avrebbe portato effetti e maturazione dentro di noi. Io sono convinto che qualcosa in questo tempo così particolare deve accadere in mezzo a noi, dentro di noi, singolarmente come corpo. Questo tempo ha avuto il merito di evidenziare almeno una cosa, o almeno spero che lo abbia evidenziato. La comunità e la nostra vocazione è qualcosa che va al di là degli incontri, degli impegni, dei momenti comuni, è qualcosa di più. È qualcosa di più. È certo che una comunità virtuale non esiste e ne potrà mai esistere, e nonostante la grazia che il Signore ci sta facendo oggi e in questo tempo, in questo momento, capiamo tutti che un conto è vederci in televisione, un conto vederci in uno schermo, magari sentendo i ritorni, invece che stringerci a un corpo, stringerci in abbracci fisici e poterci parlare vis-à-vis. Questo incontro ha sicuramente i suoi limiti, ma purtroppo era l'unico modo che abbiamo in questo tempo, e anche di questo dobbiamo magari farci forza. Anche qui non possiamo aspettare che tutto passi, che questo momento passi per ricominciare, ma è aspettare che tutto torni come prima, che passi il virus, che troviamo l'antidoto per ricominciare come prima, perché pensare di tornare come prima può essere tornare a un vecchio che è superato, che non c'è più. Per cui è importante non perdere questa tensione. Forse oggi c'è bisogno di un nuovo che stiamo scoprendo o che dobbiamo ancora scoprire. È in questa dimensione, in questa realtà, in questo contesto che ognuno di noi deve essere aperto. Non può chiudersi. Oggi gli anziani e i responsabili della comunità sono ancora più investiti della responsabilità di saper leggere i tempi per cercare di dare le risposte giuste per questo tempo attuale e per questo popolo che il Signore ci ha dato, ha messo nelle nostre mani. Ovviamente non posso parlare solamente delle modalità che noi abbiamo per metterci in contatto, per poter parlare fra di noi, ma soprattutto parlo del modo in cui vivere la nostra identità, in un modo che dobbiamo sempre di più scoprire e sempre più approfondire. Quando abbiamo vissuto deve per forza spingersi a sognare cose nuove, a pensare cose diverse, che possono essere valide, forse nemmeno in maniera generale, ma legate a contesti specifici, a luoghi, a fraternità specifiche, a fratelli specifici. Forse è venuto il tempo anche che sempre di più nei luoghi dove siamo dobbiamo trovare la via, la nostra via per vivere la dimensione comunitaria, una dimensione magari particolare per quel luogo e per quel tempo. E davanti a queste
novità che ci stanno davanti, che ovviamente nemmeno possiamo considerare in tutto, voglio però mettere sottolineare alcune questioni, alcuni punti che sono emersi negli ultimi tempi, negli ultimi incontri, ma anche che sono venuti che ci sono venuti addosso in qualche maniera in questo momento. Il primo punto che voglio mettere alla vostra attenzione, non pensando che quello che dirò sarà esaustivo e nemmeno che quello che dirò saranno le cose più importanti, ma vogliono essere dei piccoli sassi buttati in uno stagno per vedere se come si muove l'acqua, per vedere che cosa c'è, no? Vi ricordo l'incontro dei giovani. Dall'incontro dei giovani è emerso come più di loro, specialmente quelli che hanno formato nuove famiglie, chiedevano di avere una vita comunitaria con meno impegni e più vivibile. Potrebbe essere possibile? Potrebbe essere possibile che questa loro richiesta sia un qualcosa che ci deve mettere in ascolto? Potremmo affrontare non tanto a livello generale, ma locale, perché a queste domande non si può dare una risposta univoca, ma forse ci sarà bisogno di dare una risposta ad personam, o comunque una risposta nel luogo in cui queste domande avvengono. Possiamo affrontare questa questione senza preclusione e provare ad abbozzare una via, una risposta? O meglio, possibili risposte legate alle diverse esigenze? Sarebbe possibile far sì che il piano pastorale e l'attenzione alla persona abbia una valenza non solo importante, ma sia il modo di leggere l'alleanza? Non tanto, ovviamente, per fare in modo che ognuno abbia la sua piccola regola, che è una cosa da evitare che ognuno si faccia la sua piccola regola, ma per aiutare ciascuno a realizzare invece quell'impegno primario e omnicomprensivo che sta all'inizio del nostro impegno d'alleanza: donare interamente la propria vita a Dio, perché questo è quello che preme, questo significa diventare santo. Dare tutta la vita a Dio. Questo primo punto ve lo consegniamo, perché così ce l'hanno consegnato in tanti ragazzi. Chissà che non è il tempo di cominciare a pensarci in maniera più viva e fattiva. Secondo punto. Questo tempo e il tempo che ci sta davanti, anche oggi i giornali e i telegiornali soprattutto ci mettevano davanti al fatto che questa questione andrà probabilmente per le lunghe, per vari mesi. Bene, questo tempo ci sta mettendo di fronte a un problema ancora evidente, la difficoltà degli assembramenti, lo vediamo noi oggi. E non parlo tanto del convegno generale che abbiamo spostato a dicembre, che se non cambiano comunque le cose anche l'ISTA salterà, perché non possiamo fare un convegno dove le persone stanno a metro, 2 metri di distanza, dovremmo andare in mezzo a un campo sportivo. Ma mi riferisco per esempio a quella che è una parte della nostra vita comunitaria, la preghiera comunitaria. Come affronteremo il problema? Forse anche questo ci mette davanti a una domanda che noi come generali dobbiamo dire l'abbiamo posta già a questa assemblea un anno fa. Dobbiamo dire, almeno non ci sembra che ci siano stati ritorni, ma noi la ripresentiamo perché ci crediamo, ma crediamo alla domanda, non che abbiamo una risposta preconfezionata, ma la domanda è importante farsela, è importante che ci siano delle risposte laddove le problematiche ci sono. Allora, forse non è giunto il momento di cominciare a domandarci
che una fraternità sia fatta da un certo numero di alleati e non di più, che possano essere gestiti più facilmente, ma soprattutto che possano incontrarsi in maniera più semplice, avere una vita comunitaria più vivibile. Capite che il futuro non può essere quello di andare alla preghiera comunitaria un po' sì, un po' no, a turno. Terzo punto. Domande, non risposte, non ci abbiamo risposte. Abbiamo domande, però nelle domande c'è la profezia, comincia a esserci una profezia. Il cammino comunitario dei Cenacoli, o forse addirittura tutti i cammini comunitari, da una parte hanno manifestato un gran bene, per cui non sono in discussione i cammini, né potrebbero essere, ma d'altra parte manifestano in molti la difficoltà della fedeltà e del viverlo o viverli appieno. È solo un problema di conversione dei singoli, è solo legato ad una scelta ancora fatta in maniera poco matura, oppure c'è da ricercare anche qualcos'altro? Lo strumento va sicuramente bene, ma il modo in cui lo usiamo è giusto? Può essere modificato? Può essere modellato? Una profezia adesso ci diceva che il vasaio modella il vaso a secondo della sua idea. Bene, è possibile avere la capacità di modellare quello che il Signore ci ha dato e non gestirlo come un qualcosa di, come un monolite, ma come invece creta che si adatta alle varie esigenze. Anche qui domande, non risposte. Questo tempo credo che abbia avuto almeno un risvolto positivo. Ci ha fatto mettere in discussione o ci ha impedito di compiere atti, azioni che mai e poi mai avremmo messo in discussione. Dalla partecipazione quotidiana all'Eucaristia, alla fedeltà agli incontri. Se oggi siamo qui e siamo qui in rappresentanza di fratelli che ci stanno aspettando nei luoghi in cui viviamo, vuol significare che forse si può vivere la dimensione comunitaria, almeno per un periodo, anche senza, purtroppo dico, l'Eucaristia quotidiana. Perché ci si può togliere l'Eucaristia, ma non ci si può togliere Dio. E si può essere comunità, e l'abbiamo sperimentato, e molti di voi, soprattutto i responsabili, hanno dato fondo alle proprie risorse, no? Per cercare di tenere insieme i fratelli, in qualche maniera, pur non vedendosi. Qui abbiamo anche postato più volte in quei video che abbiamo cercato di fare in questo tempo delle parole che hanno percorso la storia della nostra comunità. E qui ci viene bene pensare al monastero dalle mura invisibili. Tante volte ne abbiamo parlato, ma forse oggi abbiamo capito che cosa significa. Allora, che cosa voglio dire? Voglio dire che c'è un qualcosa di più degli impegni, che è la nostra capacità di essere in Cristo una cosa sola. C'è qualcosa di più anche delle azioni sacramentali che sono vita, che è il nostro essere in Dio. Queste saranno le novità che ci stanno davanti? O queste domande che abbiamo cercato di abbozzare sono le risposte a cui dovremmo dare, che ci stanno davanti, a cui dovremmo dare una risposta nell'immediato? Forse sì, forse no. Nessuno di noi ha la verità in tasca. Però sono dei piccoli sassi, come dicevo, che buttiamo in uno stagno per
vedere di muovere l'acqua. Questo dipende da noi, questo dipende soprattutto da chi lavora nei territori, chi lavora nelle fraternità, ognuno di noi. È il momento della creatività, è il momento del discernimento. Creatività e discernimento che non possiamo nemmeno sviluppare ora, perché in un'assemblea così fatta sarebbe difficoltosissimo aprire un approfondimento. Però credo che sia opportuno comunque parlarne, ascoltare, magari meditare, per poi aprire in qualche maniera, in qualche modo, in qualche tempo, anche un nostro modo di approfondire idee, idee che vengono comunicate, idee che vengono donate. Apro una parentesi e la chiudo. Siamo qui come un po' la parte più importante dal punto di vista di gestione, in questo senso, della comunità. I video che abbiamo provato a fare hanno, almeno per quello che ci ritornano, sono stati profondamente accolti, hanno trovato grande accoglimento. Perché ognuno di noi, ognuno di voi, non si mette davanti al Signore e chiede una cosa da dire alla comunità? Fa un video di 5 minuti e ce lo manda. Anche questo è profezia, anche questa è creatività, anche questo è modo di comunicare ai fratelli quello che il Signore ci mette nel cuore. Allora, vogliate considerare queste poche cose, anche dette male probabilmente, perché vi assicuro che non è facile parlare davanti alla televisione, ma vogliamo mettere davanti a noi e per noi ancora una volta, in questo tempo in modo particolare, la profezia di Gioele. I vostri figli e le vostre figlie profetizzeranno, i vostri vecchi faranno dei sogni, i vostri giovani avranno delle visioni. Forse è il momento per tutti noi di chiedere ancora l'effusione dello Spirito, perché possiamo essere profeti e sognatori. Chiudo ricordando una cosa che mi è tornata in mente questi giorni, così mentre dicevo le lodi una mattina mi è tornato in mente questo ricordo e l'ho voluto condividere con voi. Alcuni anni fa l'allora vescovo di Perugia, Monsignor Chiaretti, nel discorso iniziale della convocazione del Sinodo diocesano, disse una cosa che in quel tempo, in quel momento, mi colpì profondamente. E lui diceva più o meno così: alla Chiesa di Perugia oggi non mancano le strutture, non manca una vita, non mancano cose materiali. Diceva: quello che manca è la profezia. E davanti a questo lui indisse il sinodo e la Chiesa di Perugia per 2 anni si fermò e cominciò a discutere, a incontrarsi e a pregare su questo. Accogliete questo nostro parlare come richiesta per ciascuno di voi e con voi ad ogni singolo fratello e sorella che di ritrovare la profezia, di ricercare meglio e di ritrovare la profezia per la comunità del 2020. E cominciamo a comunicarcela, a confrontarcela con chi ci sta vicino in primo luogo, poi con tutto il popolo del Magnificat. La nostra speranza è che già il nostro modo di lavorare, questo modo di lavorare, per quanto difficile, è anche già questo un pezzo di profezia, è già un pezzo forse di quello che ci aspetta nel futuro. Viverlo bene, viverlo in pace, viverlo in serenità, viverlo in unità, viverlo nel rispetto dei tempi, viverlo nel rispetto delle persone, nel rispetto delle idee diverse, viverlo in questa maniera è profezia,
è sogno, è visione, è attenzione al corpo. Tutte le cose nuove sono, almeno a me, mettono sempre paura e ansia. Allora, che Maria, la mamma che ha creduto e che più di tutti si è aperta alle novità, senza forse nemmeno capirle, ci insegni, ci guidi e ci sostenga in questo periodo che ci sta davanti, periodo nuovo, ma pieno di cose antiche che il Signore vorrà farci realizzare e compiere. E che il Signore ci benedica.